In occasione del 20° anniversario della nascita della Chiesa Evangelica Adi di Thiene in provincia di Vicenza, l'amministrazione comunale di Thiene, sensibile alla presenza e alla testimonianza evangelica nella città e nei paesi dell'Alto Vicentino, ha patrocinato l'iniziativa denominata Una Porta Aperta, mettendo a disposizione il bellissimo teatro comunale di inizio Novecento per due concerti tenutisi venerdì 9 e sabato 10 dicembre. Venerdì sera l'incontro si è aperto con il video dei cenni storici della comunità narrato dal pastore della stessa, il fratello Mauro Stevanato, e con l'intervento di benvenuto del sindaco Giovanni Casarotto, presente con alcuni assessori ed altre autorità, il quale ha espresso la sua vicinanza alla nostra comunità alla presenza di più di 400 intervenuti, molti dei quali per la prima volta a contatto con la realtà evangelica. Il coro Filadelfia della Chiesa Adi di Thiene ha espresso la lode e la gioia del Signore con canti intervallati da testimonianze di vite trasformate dall'incontro con il Gesù risorto e vivente. La serata è stata caratterizzata anche da diversi interventi con video e narrazioni di alcuni fratelli e sorelle, coordinatori di varie attività ed iniziative della Chiesa di Thiene. Per l'aspetto didattico è stata presentata l'attività delle scuole domenicali e del culto dei bambini. Per l'aspetto ludico aggregativo, l'attività del gruppo Ragazzi in Cristo e del gruppo Giovani. Per l'aspetto dell'assistenza, l'attività di SOS Famiglia, da anni portata avanti dalla comunità con interventi di sostegno alle famiglie nel bisogno. Per l'aspetto di aiuto al disagio, la collaborazione della comunità con il centro CADES Onlus per il recupero e la riabilitazione e l'attività Garantire la Speranza, che da diversi anni opera all'interno di istituti carcerari. L'incontro è terminato con un breve messaggio evangelistico sull'invito rivolto da Dio ad ogni uomo di aprire la porta del proprio cuore, portato dal pastore Stevanato. Sabato pomeriggio l'incontro è stato arricchito, oltre che dai canti del coro Filadelfia, dalla gioiosa presenza dei gruppi giovanili delle chiese Adi del Triveneto e degli studenti dell'Istituto Biblico Italiano, intervenuti con il loro direttore, pastore Vincenzo Specchi, che ha condiviso il messaggio della parola di Dio, lasciando poi spazio ad un bel momento di adorazione che ha coinvolto anche diversi ospiti e amici presenti. Al termine dell'incontro, i più di 500 giovani presenti hanno potuto gustare l'ospitalità tienese, allestita nel vicino padiglione fieristico messo sempre gentilmente a disposizione dall'amministrazione comunale. Domenica 11, il programma si è concluso presso il locale della Chiesa Adi di Thiene, dove il fratello Vito Spinella, psicologo responsabile del programma terapeutico del centro CADES Onlus, ha esposto un seminario sui disagi familiari, invitando credenti e diversi ospiti presenti a fare del Signore Gesù il vero solido fondamento della nostra famiglia.